Oh, ai cari tutti, sagarezza, cari, io sono Gino Spettinani e siamo qui in questa nuovissima parte su Pokémon Rubino Mega. L'ultima volta ci eravamo rimasti e avevamo battuto la capopalestra Petra di Ferruggipoli e dovevamo parlare con questo tizio che ci aveva detto: quando batti la palestra vieni a parlarmi. Ok, quindi parliamoci. Dice: wow, che vittoria entusiasmante, i miei consigli sono serviti. Bene, controlla la tua scheda allenatore, dovrebbe essere stata registrata la medaglia Pietra che hai vinto. In altre parole, hai compiuto il primo passo per diventare campione. Deve essere una sensazione incredibile. Ok, quindi vediamo. Ok, sì, la medaglia Pietra, capopalestra Petra. Perfetto. Ok, quindi usciamo da qui. Oh, ciao tizio della Demon Spa che avevamo visto nell'episodio precedente. Pista! Che cazzo fa quello lì del Team Magma? C'è un professore. Aspetta, ridammi la merce. Sì, ma se stai correndo lo acchiapperai se corri così veloce, eh? Sì, tu cosa ci dici? Ehi, ma è la medaglia della palestra di Ferruggipoli, fra tutte le medaglie secondo me è la più bella. Ah, vinci solo questo? Vabbè, comunque il nostro professore è andato di qua. Eccolo. Oh, sei tu? Sei quell'allenatore bravissimo che mi ha salvato nel bosco Petalo? Sì, sono io. Aiutami, Team Magma mi ha derubato, devo riprendermi la merce Devon, altrimenti saranno guai seri. Ok, ti aiuto, che devo fare, dimmi. Vieni di qua. Percorso 116, Ferruggipoli. Questo, ah, questo è Pokémon raro. Vediamo. Normale volante, dovrebbe essere Tailow. Piano, piano. Piano. Vai. Potrebbe avere anche Baldeali un Tailow, così vediamo. Mettiamo un po' alla prova questo amico. Usiamo crescita per vedere che mosse fa. Ok, attacco sale, rinfrescata. No, la mossa che c'è è rinfrescata, non mi interessa. Voglio trovare un Tailow con Baldeali. Se lo trovo lo sostituisco. Ok, questa. Grazie e forza. Ah già, perché di qua c'è taglio. Vabbè, Pokémon all'ultimo pezzo d'erba, ogni volta sempre la stessa storia, un incada. C'è un incada. Avanti Nuzleaf. Nuzleaf. Anche se è meglio se mettessi per primo Tailow o Nincada, perché sono gli unici da expare. Eh sì, mettiamo Tailow. Magari se c'è una lotta in doppio oppure Nincada. Qui. Perfetticus. Questo qua ci dice qualcosa. Che importa se non c'è il tunnel, un montanaro, le montagne sono strade. Va bene, se lo dici tu. Albero spinoso spruzzisce il passaggio, ma forse un Pokémon potrebbe aprirti un varco. Useremo taglio, certamente. Vai, Nincada, taglio. Perfetto. Di qua? C'è un altro taglio. Ah, io usa taglio, abbattiamo quest'albero. Ok. No, vabbè, questo qua serve per evitare quella. Consigli utili, la tua borsa ha diverse tasche. Gli strumenti ottenuti vengono sistemati automaticamente nella tasca appropriata. Un allenatore che si rispetti non può permettersi di viaggiare senza la sua borsa. Ok, abbiamo trovato qualcuno. Vabbè, usare la mossa taglio? Sì, usiamo taglio. Vai Nincada, bravo. Vabbè, gli allenatori li attacchiamo, ci combattiamo dopo, perché sì. Nincada usa taglio, prendiamo le bacche. Baccastagna. Le baccastagna possono tornarmi utili, molto utili. Terreno torna soffice. Vai, dammi queste bacche. Ok, termine tornato soffice. Ma me ne stavo per saltare. Vabbè, ho trovato soltanto dell'etere. Va bene, combattiamo. Studio a scuola e studio anche mentre vado a casa. Bravo. Così prenderei buoni voti a scuola. Parte la sfida di Karen Scolara. Ma nel campo Shroomish possiamo fare veramente molto male con il nostro Tailow. Possiamo fare veramente molto male.
Dai Tello, facciamogli beccata, vai. Super efficace, quasi morto, brutto colpo, paralizzante. Perché Shroomish, perché? Ok, attacco rapido Tello. Spera di non... Vai, 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 la paralisi non ci ha colpiti. Siamo riusciti a usare la mossa. Vai, perfetto. Vabbè, guarda, si è già preso di livello. La prossima scelta sarà Whismur. Whismur è un tipo normale, quindi cacca più. E che già non ho fatto focale energia. Vabbè, focale energia, così nel prossimo turno faremo un brutto colpo. E poi vediamo un po'. Questa qua c'ha 40, 40, 35 beccata. No, usiamo anche già voce che toglie di più. Vai Tello. Ah, la bacca arancia che gli avevamo dato nello scorso episodio. Ci sta, mi sta riuscendo. No! Antisuono c'ha! Ma no, seriamente! Non lo ricordavo mica! Beccata! Cazzo, l'abbiamo ucciso con un beccata! Perché ha fatto brutto colpo! Ma cazzo! Grande te! Carne è stata sconfitta. Allora andiamo da questo qui invece. Alla scuola per allenatori si imparano moltissime cose. Vai, vai, vai. Parte la sfida di Jerry Scolano che manda in campo Riles. Riles è un tipo... Si stavo dicendo spico invece di psico. Ma noi abbiamo il nostro amico Tello che con la sua beccata uccide tutti. Incredibile. Ovviamente sa usare solo un ruggito Riles. Noi abbiamo fatto così tanto male. Teletrasporto pure sa usare. Ma non puoi fuggire dalla lotta contro un allenatore. Sei intelligente amico. Attacco rapido. Ok, grande Tello che batte Riles. Mamma mia che giochesse. Non ci ha tolto niente e te lo usa da livello 12. Vai così, te lo. Tutte esperienze vengono condivise. Sconfitto Jerry Scolaro. Battete tutti alla scuola per allenatori. Abbiamo vinto 200 pound. Pound, pound, pound. Ok. Sono finiti. Ah, questo? Oh, oh, povero me, ora come faccio? Stavo passeggiando con il mio pico, quando un brutto ceffo ci ha aggredito ed è scappato il mio adorato Pokémon. Oh, il mio pico. Ah, questo qui è il signor Marino, che era quello dello scorso... non mi ricordo in che episodio era. Comunque, prima di arrivare a Ferrugipoli, dove c'era quella barca. Tunnel Menferro collega Ferrugipoli e Mentania, progetto del tunnel sospeso. Sì, prima però vorrei vedere qua cosa c'è. C'è una strana entranza, se un po' come conoscessi la mossa giusta, chissà che mossa sarebbe. Qua c'è una Pokéball. Special X. Non li uso mai questi oggetti X, perché mi fanno perdere i turni. Ok, dovremmo venirci quando il nostro Pokémon potrà usare una mossa strana. Vabbè, siamo nel tunnel Menferro. Chissà quanti bei Pokémon troveremo qua dentro. Troveremo sicuramente Geodude. E un coso, chi era la Zubat? Spaccaroccia non ce l'abbiamo, vabbè. Oh, ecco qua. Ehi tu, ce l'hai con me? Vuoi che ti dia una bella lezione? Ah ok, un Pokémon selvatico, no, credevo di che fosse partita la lotta. Whismur. Whismur l'abbiamo già catturato prima. Però dato che prima l'abbiamo ucciso con un beccata, con l'allenatore, lo rifacciamo, dovremmo uccidere di nuovo. In teoria. È paralizzato, lo sapevo che mi causava la paralisi. Ah, facciamo terapia PSPP, una pozioncina, va? Tanto ne abbiamo 20 di pozioni, non abbiamo ancora usata una, questa è la prima. Sgomento, ma sei scemo, una mossa di tipo spettro su un tipo normale volante. La di botta mi fa abbastanza male, ma non troppo. Il mio beccata stavolta non l'ho ucciso, però adesso con attacco rapido dovrei ucciderlo. Sì. Tello batte Whismur. Grande Tello. Così si fa. 54 punti esperienza, sono poco più di niente, praticamente.
Vai. Per tutti i Pokémon! Prendere quel Pokémon in ostaggio si è rivelato del tutto inutile. Pensavo di aver trovato una via di fuga perfetta, ma questo tunnel è senza uscita! Ehi tu, lottiamo! Va bene. Se proprio vuoi, insisti. Vuoi che ti faccia il culo grandi come il tuo amico o sei sempre tu? No, mi pare che è sempre lui, da quanto ho capito. Infatti è lo stesso Pokigiena. Vediamo, almeno l'hai allenato sto Pokigiena o è sempre come era prima? Sì, l'hai allenato di poco, però l'hai allenato. Intanto vado di fuoco all'energia. Usa Segugio, così puoi usare le mosse tipo spettro. Le mosse tipo normali su i Pokémon spettro. Non so se funziona pure l'inverso. Vabbè, speriamo di non morire. 2 PS! Grande te il lobo che resiste con 2 PS! Adesso io tenterei l'attacco rapido, sperando di ucciderlo. E lo uccide! Mamma mia, la giochessa di Tello! La giochessa di Tello! E non sale di livello però, c'era quasi. Mentre sale Beldum. Vabbè, sale Beldum che non ne ha bisogno. Ok, abbiamo sconfitto la Rekulet di Magma. Non è giusto, come prima mi ha detto che sarebbe stato un lavoretto facile e facile. Sì, sì, come no. Dovevo semplicemente rubare una valigetta della Devon. Uff, se proprio ci tieni tanto a riavella ti accontento. Genius ottiene le merce Devon. Yeah! Mettiamo la strumenti base, ok, Pico. Qua c'è il nostro amico Pico. Ed ecco il signor Marino. Pico, che bello rivederti sano e salvo. Grazie, anche Pico ti è molto riconoscente. Mi presento, sono il signor Marino, tu chi sei? Molto piacere, Genius 39, ti ringrazio di cuore per il tuo aiuto. Se hai bisogno di una mano, non esitare a venire da me. Di solito mi trovi nel mio cottage sulla spiaggia vicino al bosco petalo. Lo so, tu ho già visto. Vieni Pico, andiamo a casa. Pico! Ok, io che faccio? Proseguo o no? Ho detto che è senza fine. Serve spaccaroccia per proseguire. Ah, ok, in questo tunnel si trova solo Whismur, mi dice il Navidex. Quindi stiamo tranquilli che solo Whismur troviamo. Whismur, only Whismur. Taylor è meglio che ce la fughiamo. Magari mettiamo Nincada primo. Taylor che è paralizzato, c'ha 2 PS, poverino. Ha resistito anche abbastanza bene a quei colpi. Sto karateka prima c'era. Ma si era mosso. Era qua prima. Locanda del tunnel. Aspetta che c'è un avvistamento. Chi è? Uno Skitty. Skitty non ce l'abbiamo. Lo devo prendere Skitty. Sì! Ecco Skitty. Ecco Skittino. Schittino. Ma gli do il soprannome Schittino, eh? Ah, lottiamo sanguisuga. Abbastanza. Preveggenza. Perché usa preveggenza? Ok, un'altra sanguisuga. Vabbè, preveggenza, continua di preveggenza. Proviamo ad andare di taglio sperando di non ucciderlo. Ok, perfetto. Lui ci addormenta con canto. Cattivo Skitty, cattivo. Borsa, Pokeball, Pokeball, Pokeball. Abbiamo solo 6 Pokeball e 2 Premier Ball. 1, 2, 3. E dall'ultimo preso. Na 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 na. Ah. No. Ok, pure in questo più. Ah, attacco d'ala. Ok, fai dimenticare, gli facciamo dimenticare beccata. Sì, beccato. Ok. Tello impara attacco d'ala. Dati iscritti su un talento nel Pokédex. Tipo normale. Pokémon Mice. Iscritti all'abitudine di lasciarsi ammaliare dagli oggetti in movimento e seguirli dando loro la caccia. Questo Pokémon è noto anche per rincorrere la sua stessa coda fino a rimanere stordito. Avanti. Vuoi dare un soprannome? Sì, questo qui lo chiamiamo Schittino.
S-K-I-T-T-I-N-O. Vai, fatto. Schittino. È femmina. Ok. Ah, dovevamo andare qua dentro. Permesso, si può entrare? Ciao, signore. Il tunnel Menferro. All'inizio eravamo un'enorme squadra che scavava con i macchinari più moderni. Poi però ci siamo dovuti fermare. Ci siamo accorti che avremmo arrecato danno ai Pokémon selvatici della zona. E adesso non abbiamo nulla da fare se non girarci i pollici. Vabbè, girati i pollici, ti lascio sta. Lui, un tizio stava scavando il tunnel tutto da solo, vuole raggiungere le montagne a tutti i costi. Scava un po' per volta senza macchine per non disturbare i Pokémon e per rispettare l'ambiente. Per arrivare a Mentania senza passare di qua devi raggiungere il Blue Ruby, da dissalpare per Sercepoli e attraversare Ciclamipoli. Un po' più di strada, no, eh? Cioè, mi sembra la soluzione più veloce. Sì, proprio. Ok, comunque adesso dovremmo andare alla Devon, credo. Sì. Oh, ma tutti questi schizzi che sbucano dal nulla? Beh, intanto qui Nincada. Vabbè, Nincada contro Nincada. Cada. No, fuga, ma anche perché sta dormendo Nincada. Ce l'ha addormentato quello schittino. Il nostro schittino ce l'ha addormentato. Ok, intanto andiamo al centro Pokémon. Curiamo i Pokémon e depositiamo schittino che non lo voglio in squadra. Quindi se ne deve andare via. Perché è una cattiva persona. E non si fa così. PCD sposta Pokémon. Ci mettiamo schittino. Ok. E curiamo i Pokémon. Sì, sì, facciamo riposare la squadra. E prenditi i miei 5 Pokémon bellissimi. Tailow, Swampert, Nuzleaf, Bulbeldum e Nincada. Nincada. Tornerò quando voglio, sì, sì. Non so quante volte sono venuto a curare i Pokémon in questo Ferrugipoli. Ehi tu, non ti ho mai visto. Ah no, questo qua ci abbiamo già parlato. Credevo fosse il nostro professore. Allora è questo il nostro professore. Eh sì, sono tutti uguali. Oh, com'è andata la merce Devon? Ce l'hai fatta, l'hai recuperata, sono una torre eccezionale. Ecco, per ringraziarti ti darò una Mega Ball. Mega Ball. Ok. E adesso per favore saresti così gentile da seguirmi? Va bene, dove andiamo? Alla Devon? Eh sì, entriamo. Non, magari non guardiamo fissi la porta. Ti trovi al secondo piano della Devon Spa. L'ufficio del nostro presidente è su questo piano. Non trovo le parole per esprimerti la mia gratitudine. Puoi aspettarmi un attimo solo? Torno subito. Va bene. E nel frattempo posso muovere? No, deve arrivare lui. Il nostro presidente ti vorrebbe parlare, ti prego di seguirmi. Va bene? Seguo. Prego, accomodati. Ah, ok, eccolo qua. Sono Pierangelo Petri, presidente della Demon Spa. Ho sentito parlare di te, ci hai salvato per ben due volte. A una persona meravigliosa come te vorrei chiedere un favore. Dovresti sapere che sono un presidente molto magnanimo. Non potrei mai chiederti un favore senza offrirti qualcosa in cambio. Per favore, dammi il tuo multipokenav per un momento. Il signor Petri aggiorna il multipokenav di Genos 59. Ora è disponibile la funzione Navitalk. La funzione Navitalk che ho aggiunto al tuo multinav è indispensabile per gli allenatori che vogliono partire all'avventura. Ti permetterà infatti di ricevere in qualsiasi momento notizie aggiornate del mondo e di rimanere sempre in contatto con i tuoi amici. Detto questo, vediamo il favore che volevo chiederti. Dimmi, vorrei che consegnassi questa lettera a un ragazzo di nome Rocco che si trova a Bluruglia. Va bene. Va bene, signor Petri. Per raggiungere Bluruglia dovrai attraversare il mare. Ho già avvisato il signor Marino, un marinaio che vive in un cottage lungo il percorso 104. Passa a trovarlo, ti darei una mano. Allora, conta su di te. Se dimentichi qualche dettaglio, torna pure da me. Oh, ok, fai adesso Navitalk. Tanti così, va avanti. Sì, no, fine. E vabbè ragazzi, quindi direi che per questa parte è tutto.
Se vi è piaciuto mettete mi piace e commentate dicendomi non lo so. Iscrivetevi al canale, nel senso, se non volete perdere le altre parti, magari guardate pure gli altri video che non sono solo dei Pokémon. E noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao ragazzi.